questa sera, in occasione della inaugurazione di questo centro di incontro qui a Cosenza, nella città di Giacomo Mancini, io vi chiedo di rimboccarvi le maniche insieme a me per servire la nostra terra e per costruire il nostro futuro. Ce la faremo, la Calabria ce la farà a rimettersi in piedi. Questo è stato l'ultimo passaggio del lungo e appassionato discorso del candidato per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Calabria, Mario Oliverio. Via Calabria, dove ha sede il punto incontro di Cosenza, è gremita fino all'inverosimile. Mario Oliverio, per circa un'ora, ha toccato tutti i punti che, in caso di vittoria, si troverà ad affrontare. La situazione è grave, noi dovremo dare conto innanzitutto ai calabresi di questa situazione. Per questo mi sono impegnato a presentare un rapporto ai calabresi sulla condizione della Calabria. La destra e il centrodestra hanno lasciato una montagna di macerie, problemi irrisolti, problemi aggravati, mi riferisco oltre che alle condizioni economiche e sociali anche allo stato di alcuni servizi importanti, a partire dalla sanità, che vive un momento di profondo degrado, il settore dei rifiuti, riesplode l'emergenza rifiuti perché non c'è stata una attenzione, una politica adeguata per costruire un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. A fronte di questa situazione noi dobbiamo partire dalle condizioni che troviamo e innestare un'azione di governo che sia capace di aggredire questi nodi. Noi abbiamo bisogno dell'apporto, del consenso largo dei calabresi. Lo chiedo a tutti questo consenso. Lo chiedo non solo alle forze che si sono riconosciute tradizionalmente nel centro-sinistra. Lo chiedo al mondo dell'impresa, delle professioni, al mondo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura. Lo chiedo a tutte le forze che amano questa terra e che non vogliono abbandonarsi ed abbandonarla questa terra.